Ciao, bentornati o benvenuti nel canale. Oggi nuova partita completa a due giocatori. Si sente già un profumo di mare che non vi dico e questa brezza marina che passa attraverso i miei capelli. Se fa per dire. Oggi andiamo a scoprire insieme come si gioca a Swordfish. Ospite per questo gameplay, come è capitato spesso ultimamente, visto che è una fortissima lupa de mare, la mia solita cerrima rivale sfidante, Claudia, la lupa de mare. Vabbè, tra la lupa di Roma. La lupa di Roma, ma anche lupa de mare, tra l'altro, vabbè, qui noi andremo a pescare il pesce spada, però lei, insomma, c'ha anche i brevetti per andare sott'acqua, per cui volevo dire, qui deve stare sopra, però vediamo se sarà brava ad andare a pesca. Ma temo di sì, perché già abbiamo fatto qualche partita di prova e devo dire che mi ha dato dei bei punti, insomma, per cui... Quella è la fortuna del principiante. La fortuna, sì, la famosa fortuna con la C maiuscola, come la chiama Claudia. Allora, Swordfish, se non lo conoscete, è un gioco edito in Italia da Geros Games per 2-6 giocatori, autori tutti italiani, e finalmente riesco a riportare dopo un po' di tempo un gioco ovviamente tutto nostrano, tutto casareccio, e sono Pierluigi Fremusa e Davide Rizzi. Il gioco è veramente particolare, perché in realtà si tratta di andare a noleggiare con i nostri capitani, tra virgolette, capito, la lupa de mare, con i nostri lupi de mare, le nostre imbarcazioni, con il quale poi navigheremo attraverso l'oceano da 4 località, anzi da 5 località, per cui abbiamo St. John, Halifax, Portland, Portsmouth e Gloucester, e dovremo cercare di avventurarci praticamente in mezzo all'oceano Atlantico per recuperare, per pescare questi pesci spada, per poi tornare ovviamente ai vari porti, venderlo e fare punti vittoria. Ci sono diversi tipi di zone di mare dove potremo, diciamo, riuscire ad andare a pescare, e sono date dalle boe arancioni, le boe verdi, le boe azzurre e le boe rosse. La zona del Flemish Cup, quella con le boe rosse, è quella più pericolosa, perché qui si attivano anche praticamente le condizioni meteorologiche. Fino a che rimangono, diciamo, vicino al 7, ancora ci si può pescare. Dopo l'8 praticamente è impossibile pescare. Tra altre cose, se ci troviamo con una nave quando le condizioni atmosferiche peggiorano, rischiamo, praticamente perdiamo la nave e facciamo un naufragio, per cui bisogna stare molto attenti. Capito, lupa de mare? Yeah. Allora, noi abbiamo a disposizione delle schede, che poi adesso vi farò vedere in dettaglio, e quattro capitani numerati dall'1 al 4, che ovviamente dovremo acquistare insieme alle imbarcazioni che andremo a noleggiare, e c'è una scheda di riferimento per questo. In più avremo un'altra scheda in cui ci saranno fondamentalmente segnati, eccola qua, questa è la scheda di riferimento, dove ci saranno segnati i costi ovviamente delle imbarcazioni con le specifiche per cui il loro movimento, la loro capacità di viaggiare, tra virgolette, il loro movimento massimo e minimo, la capacità di carburante che andremo a sprecare quando viaggeremo alla massimo della velocità, però anche la capacità di stiva di carico e la loro resistenza alle intemperie, praticamente alla tormenta, a tutto quello che c'è, uragani, cose del genere. In più c'è anche un piccolo schemino riassuntivo che ci fa vedere le varie zone e la pescosità delle varie zone, per cui è molto pescoso come gioco. Allora, Claudia, io direi che a questo punto andiamo a iniziare immediatamente la partita. I round sono esattamente 15, partiremo da aprile e arriveremo al 15 di novembre, per cui in realtà sono 15 turni. Ogni turno ovviamente andremo a vedere anche che le condizioni atmosferiche si cambiano e vanno ad aumentare o a diminuire attraverso la tabella. 5 azioni a turno, ovviamente ogni turno partiremo con delle azioni ben specifiche, per cui partendo dal primo giocatore in senso orario andremo ad acquistare, andremo a muovere le nostre imbarcazioni se le abbiamo già presenti, andremo dopo il movimento a controllare il meteo, dopodiché andremo a pescare e infine andremo a vendere al porto se già siamo ritornati con le nostre imbarcazioni. Giusto? Yes, giusto. Allora, lupa, allora, che famo? Si parte? Io ecco, allora, partiamo immediatamente e Claudia inizia su... punti, io ecco, non vi ho detto che sta cosa è importante, ovviamente, perché se no dice, come famo a comprare cose? Non abbiamo denaro contante. Diciamo, la caratteristica particolare di questo gioco è che andiamo a spendere i nostri punti vittoria per acquistare qualunque cosa. Per cui
bisogna stare veramente molto attenti, molto curati, o a volte anche investire tanto per avere di più. Però partiamo tutti e due da 20 punti vittoria, e qui a questo punto dobbiamo iniziare quanto spendere se vogliamo noleggiare più di una nave, se vogliamo acquistare magari uno o due capitani, o all'inizio magari può essere anche che ne basta solamente uno. Però adesso vediamo intanto che cosa fa Claudia, poi deciderò allora, anch'io come muovermi. Spendo 5 più 4, 9, e quindi vado da 20 ad 11, okay, per acquistare due capitani, uno che metterò a Gloucester e l'altro a Portsmouth e Gloucester. Dunque, sì, uno e due. Ecco qua, lei ha messo i capitani sono numerati, che in maniera tale che si riconosceranno anche poi dalle navi, ovviamente, dalla scheda di riferimento che vi dicevo io. Dopodiché, ovviamente, cosa è importante? All'interno del gioco, dopo aver acquistato i capitani, dopo aver noleggiato un'imbarcazione, perché il capitano dal porto senza imbarcazione non si muove, è necessario a questo punto acquistare due risorse fondamentali, attenzione, che sono le esche, che senza le esche non si pesca, cioè, senza le esche, volevo farla arrivare, senza le esche non si pesca, che anche questa va bene, per cui le esche servono ovviamente per andare fisicamente a prendere i pesci, e il gasolio, il carburante, ragazzi, perché senza il carburante vi muovete praticamente solo del movimento minimo della vostra imbarcazione. Ma se avete necessità di muovermi più velocemente, dovete usare il carburante. Se non avete il carburante, so dolori. E io purtroppo ne so qualcosa, perché mi è successo. Per cui, Claudia, spendo altro 4 e 3, 7. Ok. Quindi vado a 4. Sì. E per acquistare 5 di carburante. Ok. Sul capitano 1 e sul capitano 2. Ok, e poi le navi te le compri? Wait. E poi spendo 4, okay, quindi arrivo a 0 per prendermi una barchetta. Ah, per cui praticamente... Per cui hai fatto tutta sta tattica, hai speso tutti i ponti, cioè tutti i ponti, tutti i punti, e ti sei comprato la Big Puffin. Yeah. Che è una barca da 4, quella basica, per cui viaggia poco, è lenta e può portare solo un pesce. Per cui nel momento stesso in cui lei rientra dalla pesca, ovviamente può vendere solo un pesce. Cioè la capacità di carico della barchetta, quella lì, è di conseguenza. Ah, vabbè, così proprio. Per cui già comunque il capitano te lo sei comprato. Vabbè, adesso andiamo a vedere quello che faccio io. Andiamo a vedere dalla scheda di riferimento, per cui io invece mi andrei a prendere, perché ogni porto ha un costo, sia per quanto riguarda i capitani, sia per quanto riguarda il fuel, sia per quanto riguarda le esche. Allora, io vado a prendere un capitano. Certo che costano per i capitani, a tutti si è andato a prendere quelli... Vabbè. Mi vado a prendere un capitano e lo vado a mettere a Portsmouth, perché il capitano 1 me lo vado a mettere anch'io a Portsmouth, e lo pago esattamente 5, per cui mi scali 5 punti, per gentilezza, grazie. Dopodiché mi vado a prendere una barchettina, madonna, qui andiamo a spendere. Mi vado a prendere la barchettina da 7, vai, per cui ce lo vado a mettere, già è pronta la mia barchettina da 7, a quanto sto? A 8. Ho ancora punti da investire, per cui a questo punto questi 8 punti, io sto sempre lì a Portsmouth, mi vado a prendere 3 esche, che le pago 3, e 5, aspetta, 3 esche, e 5 fuel, che li pago 4, per cui arrivo a 1, però ho speso tutto. Adesso a questo punto, fatto i miei acquisti, vi faccio vedere la scheda. Qui ovviamente adesso vado a integrare, nel senso vado a mettere ovviamente, Claudia già l'ha fatto, ovviamente voi non lo vedete, ma già l'ha fatto, per cui ho la barca 1, è l'unica barca che ho, praticamente ho 3 esche, per cui metterò questo sul 3, e 5 di fuel, per cui metterò questo sul 5. E questo mi serve semplicemente per tenere traccia ovviamente di tutte le caratteristiche che ho su quella nave. Per cui abbiamo fatto i nostri acquisti, movement. Andiamo al movimento. Tu sei la prima giocatrice, per cui decidi di muovere. Sono la prima giocatrice e posso fare un movimento? Ci si può muovere, diciamolo, Claudio, giusto? Sì. Te, dai, no, te. No, prego. No, prego. No, dai, sei tu, no, la lupa del mare. No, mi muovo con la forza della nave di uno spazio. Di uno spazio.
per dar maggior potenza alla barca, alla nave, al peschereccio, dovrò spendere 2 di carburante, okay, che spenderò, e per fare un secondo movimento. E okay, andrò vado sulla boa. Perché tu vai sulla boa e già praticamente sei andata in zona di pesca. Come vedete, le ancore sono dei veri punti di passaggio di movimento. Per trasferirsi su una zona di pesca, ovviamente che è una boa, chiaramente ci vuole più movimento. Lei fortunatamente si era presa il carburante necessario. Questa, per esempio, la sua barca è una barca che viaggia a 1. Se viaggia a 1, praticamente non spende gasolio, non spende carburante. Se aumenta la sua velocità, però in questo caso è una barca piccola, è una barca di base, 4 di gasolio spende. 4, quindi siamo a 5, 1, 2, 3. E vai a 1, esatto. Per cui praticamente spendendo 4 di gasolio lei riesce ad avere un movimento aggiuntivo. Chiaramente più saliamo con le barche come punteggio, più la barca avrà la possibilità di viaggiare più veloce, spendere meno gasolio e portare più pesci, per recuperare più pesci, insomma. Per cui non è male. Ok, per cui tu hai fatto il tuo movimento. Sì. E sta a me. Io stesso discorso, la mia muove di 1 e muove fino a 2 spazi. Con 2 spazi, se muovo praticamente nel massimo della velocità, spendo 3 di gasolio. Per cui anch'io, e farò questa cosa, mi andrò a muovere di 1. Anzi, mi andrò a muovere di 1 e vado qua. E poi con l'altro movimento 2 anche mi vado ad ancorare per andare a pesca. Per cui spenderò esattamente 3 di gasolio. Per cui vado a 2. E qui sulla scheda, ovviamente, ho cambiato i miei dati. La scheda non la vedete, non c'è tanto spazio, però insomma. Allora, di conseguenza noi siamo già pronti eventualmente per pescare. Adesso poi vediamo come. Weather. Intanto andiamo a vedere il weather. Per cui il weather di partenza, in realtà questo turno non l'abbiamo fatto, perché come se l'avessimo fatto, perché si parte da 0-0, in pratica ho già girato una carta che mi ha dato un più 1. Per cui praticamente partiva da 0 ed è arrivato a light air, cioè c'è una leggera arietta, fondamentalmente si sta benino, ancora non, i venti sono abbastanza tranquilli. I venti, e ovviamente nella scala Beaufort, vanno ad interferire solamente dove ci sono i simboli tempesta. Allora a quel punto, quando vi trovate su un'ancora dove c'è il simbolo tempesta, chiaramente dovete tenere conto della Beaufort Scale, praticamente della traccia, ovviamente di quella situazione meteorologica, che andando avanti di turno in turno aumenta sempre di più. Per cui rischiate che all'inizio non vi serve, perché tanto girate un po' qua, però quando decidete che avete parecchi punti da spendere, di voler arrivare alla Flemish Cup, dove ovviamente la pescosità è altissima, però rischiate che ci siano anche delle tempeste piuttosto importanti, per cui è sempre un rischio. Allora, Claudia, per cui abbiamo saltato la fase meteo, okay, fishing, e andiamo alla fase fishing. Allora, vi spiego un attimino come funziona la fase fishing. Abbiamo 4 sacchetti differenti, adesso ve li faccio vedere in descrizione col video. Questi 4 sacchetti rappresentano ovviamente le 4 ancore, le 4 zone ovviamente di pescosità. Chiaramente andremo a pescare da un sacchetto, ed esattamente adesso ve lo faccio vedere, che è questo qua, dove ovviamente ci sono un certo quantitativo di pesci e che noi lo abbiamo direttamente qua sulla nostra scheda di riferimento. Per cui ci sono 5 mako. I mako sono degli squali, in realtà dei piccoli squali, il rat, il poop, il marker, il double e il tripod, che sono invece gli altri tipologie di pesci spada. Per esempio i tripod sulla zona arancione non ci sono, si trovano solamente nella zona rossa, perché sono quelli che danno molti punti. Per cui chiaramente qui stiamo vicino alla costa, ci dobbiamo gestire un attimino quelli che abbiamo. Adesso a questo punto Claudia può decidere se vuole di tirare un dado per vedere di aumentare il numero di esche, ovviamente pesca le esche, in realtà pesca piccoli pesci che poi utilizzerà da esca. Qual è il discorso? Che una volta che ha tirato il dado, però può solo a quel punto pescare un semplice pesce, estrarlo dal sacchetto. Per cui andiamo a vedere quante esche pesca. 4 esche. Per cui lei adesso aumenterà di 4 sulla sua barca il numero delle esche, non ce ne avevi poche. Sì. Però adesso estrae, mettilo qua, facciamolo vedere. Vai. Allora, e ha pescato, andiamo a vedere, un rat. Eccolo qua. Mo ve lo faccio vedere con la camerina, così lo vedete meglio. Eccolo qua. È andato a pescare proprio questo qua, sto pescioletto qua, che è il rat.
Ok, il rat praticamente lo va a mettere. Sì. Ah, no, quella è la mia, scusate, ci ho provato. Già ci prova, ci ho provato a rubare. A rubare. A rubare. E lo va a mettere lì, per cui lei si è pescata il suo pesce, si è preso un po' di esche, per cui sta tranquilla. Ovviamente se la capacità di carico fosse stata più alta e avesse avuto già delle esche a sufficienza, poteva pescare fino a 3 volte pesci, per cui pesci spada. In questo caso la sua capacità di carico è 1, per cui poca roba. Allora sta a me, per cui anch'io ovviamente pesco e anche utilizzerò questa situazione, questa abilità per vedere chiaramente se riesco ad ottenere qualche esca in più, e ne ottengo ben 3. Per cui ce ne avevo 3 e vado a 6 esche, ok, e adesso pesco anch'io, per cui basta che non pesco lo squalo come al solito, perché lo squalo è quello che non te dà niente, è maco come al solito. L'ultima volta ho pescato il maco e invece ho pescato un pup, esattamente un puppettino, che è questo qua, il pup, faccio vedere, eccolo qui, si vede Clam? Sì. Ok, il pup praticamente me lo va a mettere qua. Il pup come valore è leggermente più alto di quello che ha pescato lei del rat. Il rat è un pochino più comune. Ok? Perché abbiamo finito la nostra fase di pesca. Selling. E andiamo a vendere. Che andiamo a vendere? Una mazza a sto punto, perché fino a quando non ci rimuoviamo e non arriviamo al porto non possiamo vendere niente. Okay, per cui finisce il turno e ricominciamo con un nuovo turno. Per cui questo ovviamente andiamo dal 1 aprile, si riparte da zero. Inizia chi è più basso. Inizia chi è più basso, per cui eri più bassa tu, per cui inizi tu di nuovo. Movement, io muovo 1 e torni all'ancora. All'ancora e non posso andare oltre perché non ho 4. Perché non hai gasolio. Esatto. Ok. Io la stessa identica cosa, io ci avrei esattamente 2 di gasolio, ma qui me ne servono 3. Purtroppo il gasolio è tremendo, per cui anch'io torno all'ancora e non posso fare altro per il momento, per cui andiamo a vedere il meteo. A questo punto è il 1 d'aprile, eccolo, 1 d'aprile, e il meteo ci dice 0, che significa che ancora tiene una leggera brezzettina e ci sta bene così. Fishing, nessuno dei due può pescare perché ovviamente siamo già al ritorno. Selling, nessuno dei due vende perché ovviamente ritorniamo praticamente all'inizio. Ok, a questo punto si riparte col nuovo turno. Claudia sempre quella giù in fondo praticamente, per cui partirà per prima e sta di nuovo a te. Si riparte con, ovviamente questo va il 2 maggio, e poi si riparte col purchase. Vuoi comprare qualcosa? No. Non ho nulla. Manco io. Movement, torno al porto. Lei torna al porto. No. Ok, e anch'io ovviamente con il PAP ritornerò al Portsmouth. Qui anche io torno al porto di Portsmouth, ok? Andiamo a vedere il meteo del 2 maggio, che è 0, eccolo qua, semplicemente 0, per cui c'è ancora una leggera brezzettina marina. Fishing. Mi sembra, ho messo anche il maglione da pescatore, mi sembro Capitan Findus in realtà, però fishing, nessuno dei due. Nessuno di loro sta pescando, però selling. A questo punto arriva l'azione di selling. Partendo da Claudia, lei può venderlo. Okay. Andremo a metterlo ovviamente in questi slot liberi. Gli altri slot col 4 più servono solo quando c'è un certo numero di giocatori, per cui 4 più. Stesso discorso vale per le boe, non potremo pescare sulle boe dove c'è scritto 3 o più, 4 più, 5 più, perché ovviamente serve quel numero di giocatori, ok? Per cui tu hai venduto il rat. Ho venduto il rat a Gloucester. Quanto vale il rat a Gloucester? 15. 15, per cui lei si prende 15 punti. Vale. Ok, io andrò a vendere il mio pup, eccolo qua, al mercato di Portsmouth, e al mercato di Portsmouth il pup vale esattamente 17, per cui vado a 18, ok? A questo punto, una volta che abbiamo venduto, le navi fanno ciao, cioè le abbiamo noleggiate per quel turno e se ne vanno. I capitani però rimangono, nel senso che quelli sono nostri fino alla fine della partita, per tutta la stagione. I pesciolini li rimettiamo ovviamente dentro al sacchettino e a questo punto abbiamo liberato tutto quanto, si riparte con un nuovo turno, ok? Per cui andiamo 3 di maggio e niente. Inizio io.
inizi sempre tu e puoi fare un purchase. A questo punto lei può riacquistare, noleggiare la barca, eccetera, eccetera. Allora, io noleggio questa da 7. Ok, per cui scali 7 punti. Quindi scalo 7 punti. Ok. E... però avevi già... è la barca 2, è l'imbarcazione 2, sì. Sull'imbarcazione 2 aveva già 5 di gasolio. E acquisto questa da 4. Ah. 1, 2, 3, 4. Ho ancora 4, che credo che con la quale prenderò... Potresti anche non comprare esche perché le potresti pescare on the road, tra virgolette. Ma sulla barca 1 ce l'hai già le esche. Facciamo vedere, mi passi la scheda questa, così la facciamo vedere. Sì. Eccola qua. Come vedete, Claudia, ecco, questa è la sua barca, la 1, dove c'ha uno di gasolio e basta, per cui in realtà non si può muovere tanto. Quella 1, ma c'ha tre esche. Questa invece c'ha 5 di gasolio, ma non c'ha esche. Tieni. Eccola qua, la ridiamo. Ok. Allora, diciamo che questa pago 3. Sì. E prendo 3 esche. Ok, giusto, 1, 2, 3. E te prendi 3 esche. Prendo 3 esche. Qua. La mette sulla nave 2, su questa, dove non c'avevi, c'avevi solo gasolio, ma non c'avevi esche. Esatto. Ok, adesso sta a me, vediamo che posso fare. Io ho il mio capitano da 1, lei c'ha 2 capitani, o prendo un altro capitano pure io, che potrebbe essere conveniente, per cui non so se mi bastano i punti, però a questo punto forse ce la potrei fare. Per cui mi vado anch'io a comprare un secondo capitano, che ovviamente a Portland mi costa un botto, per cui me lo vado a prendere anch'io, me lo vado a mettere a Gloucester e lo pago 4, per cui mi scali 4. Ok, dopodiché mi vado a prendere ovviamente le navi e a sto punto, chiaramente per risparmiare un po', magari qualche punto lo riporto, mi noleggio 2 barche da 4, per cui mi scali 8. Quanti punti ci ho rimasto? 6. Allora, sulla nave numero 1, su questa le esche ce l'ho, ma non c'ho né carburante né esche sulla nave 2. Per cui, c'ho 6 punti? 6 punti è tosta, però a sto punto sto a Gloucester, perché con la prima sto ancora a Portsmouth, per cui va bene, con la 2 sto a Gloucester, e a Gloucester mi costa un pochino meno, per cui mi prenderei esattamente 6 de fuel. Per cui 6 de fuel, mi scali, vado a 0, per cui prendo 6 de fuel. Non c'ho esche, ma le esche me le posso fare anche in mare aperto, per cui fondamentalmente mi va bene così. Allora adesso questi dobbiamo... questi si switchano, esattamente, perché dal prossimo turno inizierò io. Allora, movement... movimento, sempre tu ancora, però per il momento. Allora, io intanto parto con... con l'imbarcazione 2 da Portsmouth. Da Portsmouth. E faccio un primo viaggio esattamente con la lì. Forza E. Poi pago 3 di carburante. Ok, 1, 2, 3. Ok. E vado su una boa. Ok, e vai a pesca anche te. Sì. Allora, è possibile sostare in un'ancora fino a 3 barche. In una boa ci può stare solamente una nave, nel senso che è monouso, tra virgolette. Chi ci arriva prima la becca. Poi, con la secondo peschereccio, okay, faccio un movimento e ti fermi. Fermo. Per cui ti sei ancorata, sì, però non peschi. No. Ok, perfetto. Lo so, io perché non c'avevo più punti, se no me lo compravo un altro piccolo un po' di gasolio per questa, però non ce l'ho. Per cui, allora, semplicemente muovo lei di 1 e la mando qua. Anzi, la mando anch'io qua, però la mia rimane ancorata, esattamente un po' quello che è successo alla sua. Mentre la 2, che c'aveva 6 di gasolio, la faccio muovere. Spende 4 di gasolio? Sì. 4 di gasolio, vado a 2 pure di questa, però muovo di 1 e anch'io mi ancoro qui, per cui io a sto punto invece con questa posso pescare, ok? Ok. Per cui andiamo. Il movimento l'abbiamo fatto. Weather. Andiamo a vedere la condizione meteorologica, è il 3 di maggio.
e c'è uno 0. E qui semplicemente continua ad esserci un leggero venticello, nulla di più. Ok, per cui andiamo invece a fare un'azione che è fishing. Allora, per io parti te, che era il tuo turno. Con il capitano numero 1 non posso pescare, ma peschi col capitano numero 2, che fai? Un attimo, io col 2 ho tre esche, quindi io proverei a pescare senza. Ok. Pesco. Allora, quando pesca ha tre possibilità di prendere ovviamente chiaramente un pesce spada. Se non ha giocato esche, ma lo può fare comunque in qualsiasi momento, ma interrompe ovviamente la pesca, può pescare fino a tre pesci spada. Può decidere di pescarne uno, gioca l'esca, se non gli piace lo ributta a mare. Dopo pesca l'altro, se non gli piace lo ributta a mare, l'importante è che alla fine nel terzo se lo ritene per forza, perché non viene uno squalo, come spero che avvenga, e quello si deve fermare perché lo squalo è ingombrante e invece ha preso un pap. Te lo tieni? Che io mi tengo. Tra l'altro il pap è abbastanza comune, però è quello che dà più punti, diciamo, sulla zona arancione. Poi c'è il marker che dà ancora più punti, ma ce ne sono solo due sul sacchetto, per cui veramente. E poi che ho pescato una volta sola, lancio il dado. Ok, e vai a prenderti esche. Un po' di esche. Mi piace come ragioni. Quattro esche. Ok. Uno, due, tre, quattro, e arrivo a sei. Molto bene. Adesso pesco io, capitano Findus. Allora, io posso pescare qua, per cui anch'io faccio la stessa cosa, visto che ho esattamente, no? Perché io sto sulla barca 2, giusto? Sì, sulla barca. La barca 2 sto senza completamente esche, perché ero partito col carburante ma non avevo soldi per comprare esche. Per cui, a meno che non mi dice male, faccio zero col dado, che se succede ovviamente tiro via tutto il gioco. Sì, dovrei avere qualche esca. Due schiuma, mamma mia! Perché no, c'è lo zero, attenzione, c'è sta lo zero, perché lo chef quando dice di fare lo zero lo fa. Per cui due esche, vabbè, poteva andare peggio, ma poteva andare anche meglio. Per cui con due esche ovviamente ne uso una e vado a vedere se mi dice bene, magari con una bella botta di fortuna mi prendo un marker, che... E ho pescato un pappa pure io, vabbè, ci sta. Un pappa per uno, non fa male a nessuno. Ok, per cui abbiamo pescato e semplicemente finisce qua il turno di pesca. Selling, nada. Selling, non possiamo vendere, per cui si riparte da zero. Per cui è il 4 di giugno, però io sono il primo giocatore. Per cui come primo giocatore andiamo direttamente, non posso comprare nulla, ovviamente. Andiamo a movement. Movement, per cui posso muovere e io ovviamente... Non ho carburante a sufficienza, per cui semplicemente da qua mi muovo qua e cerco di tornare verso Portsmouth. Ok? E non posso fare null'altro. Ok, io... Lì rimango qua perché poi turno dopo ovviamente andrò a pesca. Dalla boa con un movimento, con il 2. Ovviamente, certo. Mi muovo... Dopo che ha pescato sull'ancora. Ok, ci incrociamo, ci salutiamo. E non posso fare altro. Ok, e nemmeno te. Eh sì, più o meno siamo messi un po' in maniera molto similare. Ok? Vabbè, movimento. Weather, andiamo a vedere il 4 di giugno com'è la situazione meteo. Meno 1. Ah, temperatura, torniamo a calmo. Per cui la situazione è abbastanza tranquilla. Fishing, nessuno dei due può pescare perché nessuno dei due si trova su una boa in questo momento. Ma il movimento potevamo muovere anche le altre due sulla boa? L'avevamo già... No, stavano sulla... Ah, certo, certo. Qua e tu... La vecchitudine, per cui anche io mi muovevo sulla boa. Ok. Tu ci stai sopra. Comunque no, io stavo sull'ancora. Sì, io mi muovo qua sulla boa, certo, certo. Ok. Sì, cioè siamo, cioè abbiamo mosso solo per tornare, ma in realtà potevamo muovere anche poi per andare sulle boe. Selling, niente. Ah no, a questo punto abbiamo fishing. A questo possiamo punto pescare. Sì, a questo punto possiamo anche pescare. Ok, quindi inizio sempre io. No, sei tu il primo giocatore di turno. Primo giocatore di turno, per cui fishing. Allora, io ovviamente qui ho le esche, che era la barca numero uno, per cui potrei provare, non ce n'ho a sufficienza, per cui non mi conviene gioco, per cui scarto un'esca. E vado a vedere direttamente che trovo. Magari trovassi un marker, un rat, decido di rimetterlo dentro, lo ributto in acqua
uso un'altra esca, almeno un pap, no? E trovo un pap. Adesso o mi tengo il pap, che comunque il pup, che in realtà non è male, cioè andare a prendere in marker è difficile perché ce ne sono solo due in tutto il sacchettino, e rischio che poi magari vada a beccare uno squalo brutto e cattivo che dà pochissimi punti, perché mi tengo il pup e va bene così. Ok, anch'io pesco. Ok, però io posso ancora tirare per l'esca perché ho pescato solo uno. Ah no, ho pescato due, uno l'ho ributtato in acqua. È vero. Ho buttato un rat in acqua. Allora, Claudia pesca, anche lei. Un double marker. Ma che culo. Pensa, non ci posso credere. Tengo volentieri. Ha beccato. E siccome ho tirato. Ha beccato l'unico double marker che c'era che sta sul sacchetto. Ma e adesso lancio per il dado perché ho pescato una volta sola. E ti venisse zero. Uno. Va bene. Vabbè. Meglio uno che niente. La sportività dei pescatori è sempre molto, molto elevata. Ok, quindi abbiamo fatto fishing, selling. Nessuno vende, per cui a quel punto ripartivamo. Okay. Per cui qui abbiamo fatto bene, abbiamo rimesso il 4, andiamo al 5 di giugno. Tu sei sempre il primo giocatore. Io sono sempre il primo giocatore. Compri qualcosa? Non no, credo. Posso comprare niente. Movimento. Per cui col movimento lui torna al porto e ovviamente questo che aveva pescato, chiaramente, oddio, ritorna all'ancora. Ok. Ok? E tu immagino farai uguale. Io con lui torno al porto anch'io. Ok. E tu invece vai all'ancora. Ok. Cioè abbiamo questo switch praticamente fra i vari capitani. Ok. Però lei è avvantaggiata in questo caso perché ha pescato un double marker che gli dà qualche punto in più e non è male, fortunata. Però e no, c'aveva tutti e due pappa anche lei. C'era il ratto, forse riuscivo a cavarmi da quei punti, ma vabbè, abbiamo fatto il nostro movimento. Okay, andiamo a vedere il weather il 5 di giugno, e il 5 di giugno è zero, per cui semplicemente la situazione marittima è abbastanza tranquilla. Fishing? No, abbiamo già pescato, niente. Selling. Sì. Allora parto io e vendo il mio unico pup, ovviamente, oddio scusa, mettemelo qua. Il pup venduto a Portsmouth, ovviamente, mi dà 17 punti. Quindi da qui vado a 17. Okay? Ok? Per cui, ovviamente, lui smonta dalla nave, la nave, la barca, si rimette al porto. E state, e anche tu, immagino anch'io che venda vendo, il pup. Il mio pup e anche cioè, anche a te, te prende 17 punti. E anch'io smonto e restituisco. Che era quella, barca, che era quella da 4, da 7 la tua. Sì. La 7 in realtà consuma uno o meno di gasolio, sì, quando viaggia rispetto a quella da 4, però le caratteristiche sono esattamente le stesse. Dopodiché siamo di nuovo qui e se vogliamo comprare è il nostro turno. Sei sempre tu. Sono sempre io in vantaggio, per cui il pescato se ne va e ritorna ovviamente dentro la sacchettina. Ok, si riparte, per cui spostiamo al 6 di luglio. Sì. Siamo praticamente quasi a metà partita più o meno. Abbiamo fatto è difficile arrivare qua giù, ragazzi, eh? Cioè ci si può arrivare, ma devi investire tanti punti. Per cui non sempre è facile riuscire ad arrivare qui in fondo. Tra l'altro il primo giocatore che ci arriva si prende anche la stellina, che è arrivato praticamente al Flemish Cup, e se la mantiene fino alla fine della partita, cioè che il capitano non naufraga, si prende 4 punti vittoria aggiuntivi. Allora, per cui si riparte con il purchase. Io potrei anche con questi 17 punti andarmi a prendere una navetta 17, 10 da 13. Una navetta da 13, però sono senza gasolio. 13, quanto mi costerebbe 5 di fuel a Portsmouth? Perfetto. Allora, mi prendo una nave da 13. Che porta due pesci stavolta, c'è anche resistenza 8. Ok, per cui mi scali 13 punti e vado a 4. 4, claro. Bisogna che fare. Vabbè, c'è cioè, 3. Cioè, ok, e quei 4 punti, siccome sto a Portsmouth, mi prendo 5 di fuel. Per cui era il capitano numero 2
e avevo 2 di fuel, vado a 7. Ok, per cui e questa ce la siamo preparata. Quindi questo vai a 0? Eh no, sì, vado a 0. Sì, 4 di fuel, vado a 0. Ho capito, però okay. Lo devo sta fare. Sta a me. Sì. Io mi prendo una da 16. La sborona. Quindi vado a 2. Ok, se prendo la barca da 16 è forte. Io l'avevo presa da 13 perché no, in realtà c'ha le stesse caratteristiche. E con 2 no, però pesca per 2. Niente. Ah, posso pesca per 2. Prendere 3 Gloucester. No, con 2 puoi prendere Gloucester. Sì, potevo prendere 3 esche. Gloucester 3 esche, ma ce l'hai. Ma non ci sto perché sto a Portsmouth, okay, quindi non niente. Ci faccio niente. Ok, per cui abbiamo fatto i nostri acquisti. A sto punto andiamo al movimento, giusto Cla? Andiamo al movimento. Sì. Perché il movimento, intanto io muovo lui che torna al porto. Io muovo lui che torna al porto. Ok, poi muoverei lui. Quanto c'ha di gasolio il 2? C'ho 7 di gasolio e questo spende 2 di gasolio per fare 2 movimenti, per cui non è male. Per cui potrei anche provare a fare questa cosa. 1 e 2 sto giro potrebbe anche essere rischioso perché devo fare il conto 1 2 1 2, ce l'ho 7 di gasolio, 1 2 1 2, non riesco a ritornare, però a sto punto no, vado qua, per cui faccio 1 e 2, vengo qui, mi ancoro alla boa arancione, spendo 2 di gasolio, per cui da 7 torno a 5. Comunque mi conservo un po' di gasolio, che non è male. Mentre poi basta, io ho solo questo che ritornava. Sì. Allora io. E mo state a muoverti con la tua imbarcazione. Momento, faccio. Carino che ogni imbarcazione c'ha il suo nome, eh? Uno. E non posso fare altro. Ah, non vai a pescare? No, non ho gasolio. Ah, non c'hai il gasolio? Quanto ci dispiace che tu non abbia il gasolio. Ok, passiamo al movimento, l'abbiamo già fatto, giusto? Weather. Per cui andiamo al weather. Com'è la situazione il 6 di luglio? Il 6 di luglio, è ventilato, si muove di 2, 1 e 2. Light breeze, c'è una leggera brezza, infatti lo sento sui capelli, si sente questo venticello. Ok, e niente, fishing. Andiamo al fishing. E adesso qui mi diverto, perché io posso pescare 2 pescioletti. Per cui dal sacchettino arancione, io però ho una sola esca, però posso rimanere lì a pescare anche il prossimo turno, posso anche non muovermi, però facciamo così, per cui pesco un po' di esche, 2, cioè sono pescatore di esche, patetico, 1 2, per cui 3 esche, e adesso invece andiamo a tirare su qualcosa. Poi tira su uno. Ne posso tirare su solo uno, perché ovviamente prima sono andato a cercare esche. Sicuramente il double marker non lo trovo perché ce l'ha lei, ma trovo un poop. Mi prendo il poop e sto zitto. Ok? Ok. E tu però non peschi niente sto io giro. Non pesco niente. Okay. Selling. Andiamo a vendere, per cui io vendo il mio poop al mercato di Portsmouth. Eccolo qua, e lo vendo sempre a 17, e qui torno e vado a 17, più di quello non posso io fare. Io vendo il mio double marker a Gloucester. Gloucester a 22. A 22, quindi vado a 24. Eccola che già prende il vantaggio. E vabbè, le navi ovviamente queste se ne vanno, ovviamente la mia era quella da 7. Era quella da 4. Ok, il pescato se ne va. Lì. E adesso magari riesco a ripescare un double marker, che ne sai. Che ne selling sai. Abbiamo venduto e ricominciamo da capo. Tu sei ricominciamo da capo, per cui andiamo al 7 di luglio, sono il primo giocatore perché sono sempre in ultimo. E dobbiamo comprare. Comprare. Che compriamo? Che compriamo? Cioè, di solito 17 punti. 17 punti. E quello è il numero 1, per cui il mio capitano numero 1. L'esca ce l'ha, c'ha poco gasolio. Per cui io mi andrei a prendere una
e sa che faccio esattamente come prima, 13 e aspetta che Portsmouth, gasolio a Portsmouth mi costa 4, perfetto, torno a 0 e faccio esattamente la stessa identica mossa, per cui mi prendo questa imbarcazione, torno a 0 prendendo 13 punti, per cui spendo 13 punti per comprare questa imbarcazione, che però è la prima che posso imbarcare due pesci invece che uno, e compro esattamente con i 4 punti 5 di fuel e vado a 7 di fuel. Ok, allora io pago, prendo, vediamo, un'imbarcazione da 16, ecco, è arrivata la solita sborona, e quindi da 24 vado a 14 a 8, giusto? 16, 8 fa 24 a casa mia. Ok, invece okay, adesso con 8 okay, mi vado a prendere. Qual è il tuo? Che capitano è il tuo? L'1. È l'1. Che sta, per cui c'hai un fuel e c'hai 3 esche. Per cui tecnicamente ti converrebbe andare a comprare gasolio. Mi prendo 12 di gasolio che pago 6. Per cui arriva a 2 e si compra il 12 di gasolio. Per cui praticamente in realtà arriva a pieno serbatoio. Okay. Ok? Per cui abbiamo fatto il nostro purchase, andiamo a fare il movimento. Movimento. Sei sempre tu il primo. Sono sempre io il primo giocatore di turno. Sai che ti dico? Che io vengo esattamente qua, per cui spendendo 2 di gasolio con l'1, e vado a 5, mi muovo qua, per cui 1 e 2, e vengo e mi ancoro esattamente qua. Facendo questa mossa, Claudia adesso, se vuole muovere e vuole pescare lì, non ci può andare, perché la mia boa è occupata, l'altra boa è occupata, e di conseguenza lei qua non ci può andare, perché occorrono 3 o più giocatori. Per cui a sto punto o rimane ferma lì in quel turno, o se rimuove va da un'altra parte, perché io ho bloccato le uniche 2 vie di pesca in questa zona qui, insomma. Ho fatto un po' la cattiverina. State, movimento. Mi sta guardando come se fosse una lupa di mare incazzata. Allora, questo è uno, io faccio... Anche te. Uno. E 2, vai sulla ancora a pesca, ovviamente. Sulla boa. 2. Ah, viaggia in alto mare, attenzione. 1, 2, 3. E va a 9, perché c'hai parecchio gasolio. Attenzione, vuole andare a prendere il pesce alla boa verde, che è meglio della boa gialla, della boa arancione in realtà. Ok. Abbiamo fatto la nostra fase di movimento, andiamo a vedere com'è il tempo il 7 di luglio, per cui gira sulla ruota. Ah, il 7 di luglio le condizioni meteo se stanno a peggiorare, c'è male, come diceva quello, aumenta di 2, 1 e 2. C'è una moderata brezza, ancora siamo sulla moderata brezza, però va bene? Fishing. Oh, molto bene. Allora, fishing, inizio con lui. Per cui lui c'ha un pesciolino che aveva pescato prima, l'esca ce l'ho, è il capitano numero 2, per cui dal capitano numero 2 io tolgo un'esca e vado a pescare direttamente sperando di beccare un double mark. Tum! No! Ho beccato lo squalo, non ci posso credere. Ho beccato il mako shark. Allora, questo io posso decidere di prenderlo a bordo, ma me la sono dei punti, o posso decidere di... No, già da 7. E ributtarlo in mare. Ho fatto la cattiveria, ma vedete, l'ho ripagata. O lo posso ributtare in mare. Però se ributto in mare, io praticamente non posso più pescare sto turno. Per cui dovrei aspettare un nuovo turno per ripescare. Per cui, a sto punto, che vi devo dire, raga? Però posso tirare l'esca. Per cui mi prendo lui, mi carico il mako shark e mi vado a ciucciare un po' di esche. 5 esche! Col capitano numero 2, 5 esche, vado a 7, che non è male. Ho reintegrato un po' di esche, però mi riporto uno squalettino che vale una cippa fondamentalmente. Adesso pesca lui, che è il capitano numero 1. Il capitano numero 1 c'ha 4 esche, c'ha anche abbastanza fuel, per cui io direi che con 4 esche uso una esca e andiamo a vedere subito. Anche lui può pescare fino a 2 pesci. No, il mako shark no, però anche lui. Per cui, pescando il mako shark,
o lo metto a bordo e termino il turno, o lo rimetto in acqua e termino comunque il turno di pesca, però posso comunque giocare le esche e devo rimanere il prossimo turno a pesca. A questo punto lo ributto in acqua, squalo, via, posso pescare 18 squali a giro. Ma non puoi... No, e tiro semplicemente. Ah! Ho ammazzato il mio capitano numero 2. 4 esche. Per cui 4 esche a 1. E da 3 vado a 7 esche. Però mi fermo, posso fare altro. Ok? Per cui pesca ho pescato, tu pesca non puoi pescare. Selling. Andiamo a vendere, nessuno vende perché ovviamente non siamo lì e nessuno vende. Nuovo giro, per cui siamo all'8 d'agosto. Ok, si riparte, io so sempre movement. Il primo giocatore di turno. Movimento. Allora, il movimento. Vediamo un po' se andando a vendere lo squalo, certo che il mago, se lo vado a vendere quassù, più niente, proprio non me ne, cioè manco me lo tirano dietro lo squalo, quindi per fortuna lì lo posso vendere qualcosina in più, per cui va bene, io con due movimenti, per cui utilizzo tutti e due movimenti della velocità massima dell'imbarcazione spendendo esattamente 2 di gasolio, per cui gasolio scendo esattamente a 3, ma faccio 1 e torno all'ancora e 2 torno al porto di Plasma. Ok? L'altro rimane lì. L'altro sta pescando. Okay, io muovo uno. Lo so. Però sto, vabbè, almeno un turno t'ho tenuto fermo. E con lui muovo uno gratuitamente. Ok. E devi spendere 3 di gasolio per muoverti un. Spendo 3 di una mossa aggiuntiva. Quello è l'1, giusto? Sì. 1, 2, 3 e vado sull'ancola verde. Lo sapevamo. Perlomeno almeno vai a pescare su una boa verde. Però tanto pescherai uno squalo anche te, lo so. I movimenti l'ho fatto. Ok, movimento, andiamo a vedere il weather. Claudia, giusto? Sì. Weather sulla rotina. Siamo a l'8 d'agosto, meno 1. Per cui torniamo a una gentile brezza. Ok, e adesso abbiamo la fishing. Fishing, sono sempre io il primo giocatore di turno. Lui c'ha esche a sufficienza, in realtà, per cui direi che va a pescare con la sua barca che è la Saint-Pierre et Miquelon, e qui la prima esca che è la numero 1, torno a 6 e pesco un double marker, l'unico che era della zona l'ho ripescato io e Claudia Rossi, che beh, in realtà l'ha pescato pure lei. Pesco ancora, per cui una nuova esca utilizzo. Posso pescarne fino a 2 con sta barchetta, esatto, fino a 2, e pesco un rat, ma io ributto il rat in mare, per cui utilizzo un'altra esca e provo a prendere il terzo, fare la terza pescata, magari invece che il rat mi viene un pup e mi viene un rat. Vabbè, ci ho provato, raga, e che devo fare? Rat è quello che vale meno, però il double marker tutto sommato è l'unico che c'era. Ok, per cui io ho pescato. Allora, io pesco con... E tu peschi con tutti e due invece sto giro. Capitano, questo è il capitano numero 2. Capitano numero 2. Un'esca. Un'esca, vai. E trovi lo squalo. No, papa, il pup. Che il pup. Lo prendo. O il papa, il pup. Continuo. E qui giochi un'altra esca. E la nostra lupa de mare, attenzione, contro il capitano Findus. Che cosa farà? Un rat. Che prendo. E vabbè. Ah, tu puoi pescare fino a 3? Alle morte, che ci fa pure la rima. E almeno fosse uno squalo. Un pup. Che prendo. Ah, un'altra esca, perdono. Ok, dopodiché lei ha pescato 3. Pesco anche con lui, ma cambio. Ah, ovviamente cambi sacchetto e te vai a prendere il sacchetto verde. Allora, lì ho 3 esche, ci provo. Perché peschi da una. Prima. Dai, un bello squaletto. No, un pup. Un pup che prendo. Ah, capito la Claudia? Un marker! Ah, e beh sì, è una zona che di piscosità un pochino più elevata. Comunque ce n'erano solo 4 dentro al sacchetto. Ma io adesso qui sto a 1, no? Okay. Posso usarla questa esca? È l'ultima, la togli, okay. Poi la togli perché hai usato tutte, chiaro. Ce n'hai una. Uno squaletto? Un altro marker. Cazzo, ma ce n'erano 4, tu 2 ne hai trovati? Sì, ciao. Ma che... Vai.
Vabbè, praticamente qui ho perso la partita perché lei c'ha un... pesce ricco, pusher luck, però la lupa da mare mi ha rotto un po' le scatole. Ok, abbiamo pescato. Mi hai voluto fermare per Ti ho voluto fermare, no? Certo, vabbè. Allora, andiamo a vendere. Il capitano Findus, con i sofficini, torna al porto e si vende esattamente un Mako Shark. È un pup, per cui Mako Shark e un pup al Portsmouth sono 17-7, 24 punti. E vabbè, meglio di girato l'angolo. È meglio di niente, almeno sono riuscito a girare l'angolo. Li rimettiamo dentro il sacchettino. Ok, lui rimane lì, la nave ovviamente l'ha rimessa a posto, ok. E selling. Era l'unico a vendere in questo giro. Ok, siamo adesso a nuovo round. Per cui andiamo al 9 d'agosto. Io sono la prima giocatrice di turno. Sì. Però non compra nulla. Per cui ok, cambiamo questo. Che non compra nulla. Però, e io sì però. Vai. La buona. Io sì però. Quanto ce n'ho? 24? Sì. Allora, 16. Però voglio cambiare nome. Mi voglio andare a prendere la Massachusetts. Mi vado a prendere la Massachusetts. Cambia niente, solo il nome, come piaceva. Che pago 16, perché vale 8. Giusto? Ok, questo è il capitano numero 2. C'ho un po' di gasolio, le esche ce n'ho a sufficienza. Mi vado a comprare a Portsmouth. A Portsmouth mi vado a prendere, eccolo qua, esattamente... Quanto ce l'ho di gasolio? 3? 3, se ne prendo 5, 5, 3, 8. Questa viaggia a 3, eh? No, però certo spende per 12 gasolio quando già ce l'ho 3, va bene, me la metto intero, però... Ok, spendo a sto punto 7, vado a 1, però mi prendo 12 di gasolio con il 2. Per cui vado a riempire completamente il serbatoio, ok? Io non compro nulla, c'è movement, ma io sono il primo giocatore. Sì. Con lui vado qui e non faccio altro perché non ho il gasolio sufficiente. Certo. Con lui faccio un movimento e spendo 3 di gasolio per fare il secondo movimento. Ok. 1, 2, 3. Molto bene. Io ovviamente faccio la stessa cosa, spendo 1 per tornare qua. Questa è l'uno, non il capitano. Sì. E la barca questa c'ha 2. Per cui spendo 2 di gasolio, ci vado a 3, per fare il secondo movimento e torno direttamente al porto e vado a sbattere contro l'altro capitano che dice vabbè. E poi muovo lui ovviamente, che lo posso muovere anche questo fino a 2. E questo è per te, per cui io faccio 1. E 2, per cui anch'io vado in alto mare e paghi. Ok, e pago esattamente 3 di gasolio. 1, 2, 3, vado a 9, però sono messo bene col gasolio, insomma, non devo esagerare, però. Ok? Ovviamente abbiamo fatti tutti. Sì. Weather. È il 9 d'agosto, e il 9 d'agosto un più 1, per cui aumenta un pochino e torna la moderata brezza. Per cui diciamo, in realtà andando qua adesso in questo momento ancora si riuscirebbe a pesca bene, probabilmente dopo torna al porto. Fishing, no, nessuno sta pescando. Selling. E io vendo, per cui vendo il rat e vendo un double marker a Portsmouth. Per cui un double marker e un rat sono 22 e 15, 37 punti. Per cui vado a 38. Non male, per cui... Ovviamente la 13 la rimettiamo a posto, che ha fatto il suo sporco lavoro. Ok? Questi pesciolini tornano dentro al sacchetto. Io non posso vendere e quindi ritorniamo a nuovo turno. Si va avanti. Sì. Per cui, nuovo turno. Siamo al 10 di settembre. Siamo quasi arrivati. Tu immagino che vorrai... Io faccio il purchase. Faccio il purcello. E sarebbe da fare, perché i punti ce l'ho,
mi vado a comprare l'imbarcazione da 25. Boh, stavo, aspettaci. Ho detto forse mi vado a comprare. L'imbarcazione da 25 è forte, raga. È forte. Mi compro l'imbarcazione da 25 e mi compro la Peggy Scob. Eccola qua, l'imbarcazione da 25. Ok, vai. C'ho già un po' di esche. Allora, 38. 25, 38, 18, 13. 13, non so. Però adesso mi vado a comprare, visto che sono a Portsmouth, mi vado a prendere 7, spendo 7 e mi compro 5 di, scusa, 12 di fuel, perché anche qui vado a riempirmi di fuel. Sì. Ok? Sì. Le esche ce l'ho a sufficienza per il momento, anzi, guarda. Sai che ti dico, mi prendo anche 3 bait, tanto le pago 3. Sta a vedere che perdo per 3 punti perché ho comprato 3 esche, eh? Sta a vedere, e vado a 7. Ok. Ok. Estate. Io non posso comprare nulla, quindi movement. Si va di movimento. Tu sei lui, la prima giocatrice, sì, di turno. Con lui rientro al porto. Ok. E con lui faccio un movimento per arrivare qui, okay. Ho 3, quindi faccio 1, 2, arrivo a 0 per rientrare al porto. Per cui hai speso tutto il gasolio, per cui togliono direttamente il tassellino, se no lo potete confondi. Ok, e invece tu sei arrivata, io parto invece in realtà, per cui lui, movimento, spendo 3 di gasolio col 2, per cui 9, 1, 2, 3, vado a 6, e vado a pescare esattamente 1, 2 e vado a pescare esattamente qua alla boa verde. Ok? Mentre lui ovviamente si muove con la navona da 25, ma vorrei arrivare un pochino più giù, 1, 2, 3, questa si muove di 3. Il problema è arrivarci poi, 1, 2, 3, arriverei qua. Devo fare i conti anche dei turni che ci ho rimasto, capito qual è il problema? Tutto lì, 1, 2, 3, 1, 2, io ci potrei arrivare, in realtà lui arriva qui, per cui 1, 2, 3, 1, 2, 3, in due turni ci arrivo, però dopo mi serve anche il movimento per andare a pescare, mi sa che gliela faccio, per cui mi sa che mi devo accontentare o della boa blu, e mi sa che... Mi va accontentata della boa blu, come ha fatto Claudia, rosso e tosto. Io blu non ci sono mai arrivata. Al verde, tu sei arrivata al verde. Sì. Ah. Vabbè, allora, 1, 1, 2 e 3. E pago, questo per 3 di movimento paga 2 di gasolio. Per cui è il numero 1 e pago 1, 2 e vado a 10. Ok, però mi fermo qua. Ok, l'altro? L'altro poi pesca. Okay, weather. Sta. Weather. Ma questo andava pescato? No, c'è dopo fishing. Ah, ok, è a posto, mi sembrava strano. Weather, allora, che cosa succede il 10 di settembre? Il 10 di settembre più 2. C'è una strong breeze. C'è un po' di venticello abbastanza strong. Strong. Fishing, ok. Lui non sta pescando perché sta in viaggio, lui pesca. Può pescare fino a 3. C'ho le esche a sufficienza e va a pescare anche lui sul verde sperando di tira su qualcosa di buono. Per cui è il capitano numero 2, usa l'esca la prima e tira su un double marker. Non male il double marker, e ce n'erano esattamente 2 in tutto il sacchetto. E qui mi ha detto anche abbastanza bene. Vediamo. Usa l'esca. Uso l'esca. Sempre il 2, andiamo a 5 esche e tiro su un marker. Terza esca e tiro su un rat, che lo potrei anche ributtare a mare, però a questo punto me lo tengo e vabbè, non è andata malissimo la pesca, tutto sommato. Selling, io non vendo nulla. Io qua vendo 1, 2, 3, e qui adesso le fa un boato di punti, che è quelli che avevo io, che poi ho reinvestito in realtà. 2 e 3. Okay. Allora, Portsmouth
Allora, c'hai due pappe e un rat, quindi 17 più 17 più 15. 17, 17, 34, 44, 49. 49, per cui stai a 2, vai a 51. Ok. L'avevo detto io. E di qua a Gloucester ho un, allora, un pap che è 17. E due marker. E due marker che è 19, 19. Per cui 19, 19, 38, 38, 48, 55. Madonna. Altri 55? Sì. Per cui 51, 55, 106. Capito tu la Claudia? Dove lo metti questo? Tienilo tu. 106. Ok? Te lo metti là. Brava. E sai che stai a 106. Avete capito la Claudia? Come si fa presto poi sul turno di pesca a salire quei punti? Questi vanno nei rispettivi sacchettini. E verde. Arancione. Questi ritornano a... E verde. Da dove sono... Da dove l'ho noleggiate. Ok. E selling, tu non puoi sellare. No, non posso sellare. E si comincia con un nuovo turno. Per cui siamo all'11 di settembre. Madonna, quanto la vedo brutta. Tu sei il primo giocatore. Quanto la vedo brutta. La vedo bruttissima. Sono il primo giocatore? Mm-hmm. Per cui. Sai, starei a 106. Ah? 3. A 3. 106 a 3. Ho capito, ma io devo andare. No, però sulla domanda se sei il primo giocatore. Giocatore 106 a 3, grazie. Questa è girare il dito nella piaga, te la faccio riscontare. Nelle branchie, esattamente. Ma io immagino che non ce la faccio, arriva qua. Ho fatto conti senza l'hostess. Adesso però devi... Tu non puoi comprare, giusto? Posso comprare niente. Compro io però. Tu sì. Allora, io compro. Allora, questa... Mancano 4 giorni. Cioè, mettiamo 4 turni. Io faccio sempre questa da 16. Ok. E questa da 16. Per cui 16, 16, 32, 106, meno 32, 106, 76, 74. Ok, poi... Ecco. Ok, e poi prendo il fuel da 12, quindi pago 7 e 6. 13, per cui vale 61. Anzi, aspetta, nell'imbarcazione 2 lo prendo da 5. Ok, per cui vale 69. 4. Allora, 70, ok. E nell'imbarcazione 1 lo prendo da 12, pago 6, quindi 4 e 6, 10. Per cui 64. Okay. Ok. Quindi allora nell'imbarcazione... Vabbè, ok, vabbè, tanto queste già le spese, aspetta, poi basta che le metti lì. Nell'imbarcazione 2 da 4, quindi siamo qua, aggiungo 1, 2, 3, 4, ok, perfetto. E nell'imbarcazione 1 da 12. Ok, le facciamo vedere. Ok. Questa è la plancettina di Claudia con le due barche, la 1 e la 2, no? Ok, poi devo prendere perfetto. Anche le esche. E questa invece è la mia, che è messa in questo modo, in questo momento. Pago 5 più 3, 8. 8, per cui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, torni a 56. Ok, quindi questa pago, prendo 3 esche, sì. In questa prendo 5 esche. Ok, a posto? Yes. Perfetto, mo c'è il movimento. Adesso c'è il movimento, tu sei il primo. Perché il movimento, allora, lui sicuramente che muove di 2, per cui torna all'ancora e si muove verso quest'ancora di 2 e spende esattamente 3 di gasolio ed è il 2, per cui 1, 2 e 3, perfetto, perfetto, così col prossimo turno riesce a rientrare al porto. Lui... È un casino, per cui a sto punto, per cercare di ottimizzare al meglio, semplicemente muovi di 1 e lo mando all'ancora, verde, alla boa verde, almeno pesca, poi pesca fino a 4, devo cercare di recuperare Claudia, allora, non ce la faccio arrivare qua. Mi sposto io, ok, vado con l'imbarcazione 1, sì. Faccio 1, sì. E 2, ok. Occhio che ne ha, fai a tornare. Sì, e pago 3. Ok. 2 e 3. Poi vai a 9. E con l'imbarcazione 2 faccio 1. Ok. E 2. Ok. E pago 3.
1, 2 e 3. Ah, te vai all'arancione, eh? Mm. Ok, a posto. Abbiamo fatto un movimento, andiamo a vedere le condizioni meteorologiche che tanto non influiscono a sto punto perché è l'11 di settembre, 0. Qui semplicemente rimane a strong breeze. Ok. Fishing. Fishing. È il tuo turno. È il mio turno. Io vado a pescare. Per cui posso pescare fino a 4, per cui in realtà ci potrei rimanere qualche buon turno lì. Per cui è la nave numero 1, per cui esca, prima esca e vado a 6 e trovo esattamente un rat. E rat ce ne sono solo 8, cioè ce ne sono solo 8. Vabbè, dai, me lo tengo. Seconda esca. Un poop. Terza esca, non è che questa andrà benissimo, un altro rat. Ok, però io ne posso portare 4, per cui il prossimo turno posso fare ancora un turno di pesca, eh? Ok, pesco io adesso con l'imbarcazione 2, col sacchetto arancione. Allora, dove? Stai qua? Sono il 2, ok. La prima esca e tiri su un poop. Solito poop. Continuo con la seconda esca. La seconda esca. Squaletto. Braccia. Eccolo! Per cui lo prendi e finisci, sì, e finisci di pescare. Non puoi pescare altro. Ok? Ok. Ci spostiamo direttamente a Selling. Nessuno ovviamente vende niente. Per cui ripartiamo con un nuovo turno che è il 12 di ottobre. Ecco, già l'avevo posizionato. Per cui si riparte da... ovviamente da me, che sono il primo giocatore, sì, perché chiaramente ho 3 punti, mi pare. Non puoi, non posso acquistare il nulla. Movimento. Per cui il movimento, semplicemente lui utilizza il suo movimento, che è di 2, spendendo 3 di gasolio, oddio, che è il numero 2, per cui 1 e 2 e 3, giusto 3 di gasolio, per cui arriva a 0, spende tutto il gasolio, però muove di 1, muove di 2 e riesce però a tornare al porto. Ok? Lui non muove perché ancora può pescare un pesce, per cui aspetto il prossimo turno per vedere se riesco a pescare qualcos'altro. Poi dovrei riuscire anche a tornare in tempi utili, spero. Okay, tanto dopo la fine del turno c'è un turno extra, per cui ce la potremmo fare. Ah, io muovo con lui, con uno, sì, e poi spendo 3 di gasolio, lui è l'1. Ok, per andare sull'ancora verde, sì, immagino. 1, 2, okay, 3 per andare sull'ancora verde. Sì. Ok, perfetto. Per cui abbiamo fatto il nostro movimento, è il 12, siamo quasi a fine partita di ottobre e aumenta di 2, 1, 2, per cui gale, cioè comincia a diventare un po' tempestosa la situazione, già da questo momento in poi non è possibile più pescare nel Flemish Cup, per cui è improbabile riuscire, a meno che non risale, è difficile riuscire a pescare qua, anzi è impossibile. Oddio, ci si potrebbe anche riuscire, ma in questo caso è complicato. In realtà dopo l'8 ti dici proprio che da regolamento che non si può più pescare. Ok? Fishing. Fishing. Allora, come fishing ci sei tu. Ci siamo tu. Io pesco, utilizzo un'altra esca dell'1 e vado a pescare il mio quarto pesce, ci provo, sperando che venga un marker. Ah, perché no, scusate, era quell'arancione, io sto pescando sul verde. Beh, mi sembrava strano. Dai, un bel marker. Eccolo qua. Un bel marker. Claudia ha fatto la faccia come vedi. È marker. Pesco okay. Anch'io. Però aspetta, io voglio tirare anche per le esche perché ho pescato, per cui posso tirare e mi prendo anche 5 esche. Tanto non mi servono a niente, ma comunque. Pesco uno con la e torno a 8 esche. Un poop. Pesco una seconda esca. Sì. Vai. Un altro poop. Terza esca. Terza esca. È dura, ragazzi, è dura, eh? È tiratissima, cioè chiaramente lei è un botto, un vantaggio. Un altro poop. Altro poop che mi tengo. Si è fatta più poop lei. Siamo al selling, per cui io ero arrivato a Portsmouth, mi lascio al porto un rat, un marker e un double marker. Vediamo quanto riesco a tirare su questi 3 pescettini. Per cui, abbiamo detto che c'è un rat. Un rat.
A Portsmouth un rat sono 15, un marker è 19, per cui sono 34, 34, 44, 54, 2, 56 punti, 56 e 3 vado a 59. Okay. Attenzione, ma switch. La vedo dura. Ok, io non posso. Per cui questa se ne va, la barchetta, per cui da 16 la rimettiamo a posto, il capitano rimane qua, questo i pesciolini rimangono dentro. Ok, e se ne parte col nuovo turno, praticamente. Ok, sì. Per cui lo mettiamo, è il 13, ecco, di ottobre, per cui ci abbiamo rimasto, ecco, tre turni. Tu se vuoi comprare la nave? Allora, visto che sono abbastanza indeciso, nel senso che comunque spende punti in questo momento, rischio di perderli, però lei rientra con due imbarcazioni, io rientro con una, è vero che c'ho un po' di punti, però io approfitterei, ci provo, me la gioco, gioco il tutto per tutto. Per cui mi vado a prendere l'imbarcazione da 13, ci provo, magari riesco a tirare su qualcosa, da 13, per cui da 59 vado a 46, e più, riesco e ce l'ho, mi vado semplicemente a Portsmouth a prendere un po' di gasolio, che gasolio invece non c'ho niente, e me ne basterebbero 5, 1, 2, sì, per cui mi vado a prendere 4 punti di gasolio, per cui altri 4, 1, 2, 3, 4, vado a 42 e mi prendo 4 punti di gasolio. Ok? E mo vedremo quello che succede, speriamo bene, per cui... 5 di gasolio. 5 di gasolio, 4, scusa, 4 su 5, è vero, è vero. Ok, per cui movimento, per cui io movimento... No, adesso, ok, movimento. Sì, però adesso, che? Perché tu eri avanti a me... E non fa niente, questo si attiva alla fine del turno. Comunque ancora so io all'inizio del turno. All'inizio del turno si conta chi era prima. Ma all'inizio del turno eri tu davanti a me. Hai pagato e sei tornato indietro. Allora eri tu, probabilmente partivi tu. Ah, okay, perché eri davanti tu. Sì. Cioè io ero avanti al 59 e tu eri 56. Mi muovo io adesso. Esatto. Quindi. Toccava farlo prima, però con insomma. Lui vengo uno qui. E non credo di poter pagare gasolio. Aspetta, questo è il 2. Sì, pago 3. Ah, guarda, 1, 2, 3, perché ci arrivi col gasolio. Ritorno al porto. Al porto. Ok, con perfetto. Lui 1, vengo qui e anche con lui pago 3. Ti costa 3 di gasolio, sì, uno, spendi due, tutti tre, e vado qui. E vai qui. Ok, perfetto. Allora, io stesso discorso, ovviamente a sto punto cerco di andare a pescare, col 2 mi muovo, uso praticamente la sua abilità massima, per cui spendo 2 di gasolio, per cui 1, 2, vado a 3, e vado 1 e 2, vado a pescare la boa arancione, non posso fare altro, mentre lui automaticamente invece si muove spendendo 2, che l'imbarcazione, 1 e 2, per cui vado a 8, si muove di 3, per cui 1, 2 e 3 e si muove verso sta. Per cui movimento abbiamo fatto, andiamo a vedere il weather, il 13 ed è più 2 storm, perché stiamo in zona tempesta, perché qui dove ci sono i fumi c'è tutta tempesta, dove ci sono anche le variazioni, diciamo qui meno 2, meno 1 nel senso rispetto a queste, però a sto punto qui ci incide veramente poco. Ok? Fishing non c'è. Ah, io sì, io pesco qua. Per cui ho fortunatamente quell'arancione. C'ho fortunatamente sufficienti esche, ma questa era 2, per cui pesco la prima, per cui mi tolgo l'esca e devo cercare di pescare due cosettine fatte al verso, per cui un rat, ci accontentiamo, seconda esca sarebbe di pescare un poop o un marker. Vediamo un po'. Un rat, due rat, non mi è andata bene, non mi è andata bene, però io il rat lo tolgo, per cui uso un'altra esca, perché lo ributto male, visto che posso pescare fino a 3, magari vediamo se viene un poop o un poop. Ecco, ho avuto il poop, almeno ho aumentato qualche punticino. Ok, io la fase di pesca l'ho finita. Ok, selling, selling, io cioè sei vendo tu. Questi due, che sono un pup tosta. E un mago, e a... Portsmouth, quindi il pup è 17 e il mago 7, per cui 24, 56, vai 80, giusto? 56, 60, 76 e 4, 80. Ok, questo ha preso un bel vantaggio, tempo. La lupa del mare. Questo lo metto qua. La lupa del mare ha preso un discreto vantaggio, ok? Per cui siamo al nuovo turno, sì, per cui
Tu sei il primo Siamo giocatore. Al 14 di novembre. Tu sei il primo giocatore. Sono il primo giocatore perché ovviamente sono ultimo coi punti. Ok. Per cui a sto punto non compro niente, che non posso comprare niente, sto in mezzo al mare, tu sì però. Wait, movement. Ok. Allora, per cui siamo quasi arrivati alla fine, movimento. Movimento, sono io il primo giocatore, giusto? Sì. Giusto? Sì. Per cui movimento, allora lui si muove con la sua imbarcazione, quella potente, di 3, spendendo 2 di gasolio, è la numero 1, per cui spendo 2 di gasolio, torno a 5, voglio tu con questo gasolio e arrivo a Portsmouth direttamente. Lui, idem, può muovere di 2, per cui 1 e 2, spendendo altri 2 di gasolio, anche lui, per cui torna a 0 questo, ma non ci crea problemi in realtà, però almeno ho tutte e due navi ormeggiate e posso andare a vendere. Il problema qual è? Ho fatto una cazzata, aspetta, ho fatto una cazzata, perché in realtà non posso andare qua, perché se vendo questo le 4 lui praticamente non vende, per cui lui si muove comunque di 2 e a sto punto devo fare così per forza. Lui era qua a pesca, per cui 1 e 2 devo ma tanto nel prossimo turno devo andare a vendere un'altra parte, raga, perché sennò lì non posso vendere, perché non c'ho spazio per vendere, per cui devo andare a vendere lì per forza. Il problema è che tu poi il prossimo turno ci arrivi con questo a vendere. Quanto c'ha di movimento? 3, giusto? 2, 1 e 2, ci arriveresti. Però c'è gasolio sufficiente? No. Ah, non c'è gasolio con questo? E qui ti muovi solo le 1. Ah, bello affare. E come fai? Ti rimane il pesce lì? È brutta sta cosa, eh? E vabbè, io invece rimango qua a sto punto, per forza, non posso fare altrimenti. Comunque ti sei preso un discreto vantaggio, no, eh? 1. Ok. Ma là ci arrivi, come no? No, 1. Ma ci abbiamo ancora un altro turno, eh? Sì, sì. Per cui ci arrivi. Come no? Ok, l'unico problema è che ci arrivo prima io, per cui probabilmente tu un pesce lo devi buttare via. Non lo puoi utilizzare. Perché abbiamo occupato tutto il polo. Ok, vabbè, il movimento l'abbiamo fatto, andiamo a vedere il weather, che è più 2, per cui 1 e 2 arriva l'hurricane, arriva praticamente, ovviamente le carte base a dove arriviamo aumentano sempre più di potenza, per cui abbiamo un più 2 e di conseguenza tempesta di quelle clamorose, ma tanto qua non ci frega niente, noi stiamo verso casa, ok? Fishing nessuno pesca, selling. Allora, lui vende, e vende esattamente sti 4 pesciolozzi, il rat, il marker, un altro rat e un pup, per cui vende tutto, fatto bene, e andiamo a vedere quanto riesco a recuperare. Siamo a Portsmouth, vero? Per cui sono 2 rat, per cui sono 15 15 30, un pup che sono 17, andiamo a 47 47, e un marker 19 47 57 66, giusto? Per cui faccio 66 punti, 66 e 42, 108. E anch'io superato, vado all'8, e anch'io superato, so 108. Ma 108, mettimi sull'8. Non so dove ho messo il segnalino adesso del più 100, ma comunque sto a 108. Di turno. Lo so. No! Sei voluto andare a 108? Ok, nuovo turno. Per cui nuovo turno, andiamo al 15 novembre, l'ultimo giorno. Vabbè, questa ovviamente la barca se ne andava, questo che era la 25, questi se ne vanno e ritornano sul sacchettino. Questo è se vuoi comprare qualcosa, ma non credo. Ma sì, che compro. Movimento, muovo prima io, arrivo al porto. Ok. Muovi tu. Sì, movimento ovviamente muovo pure io, senza spendere gasolio di sorta. Dice, però aspetta, io sto qua? E me, ma a sto punto che me frega? Oh, qua. Weather. Mo' c'ho spazio, ho aspettato un turno. Weather, ovviamente, giriamo l'ultima carta che è più 3, ma era già al massimo, per cui non succede assolutamente fishing, niente. Nessuno, selling. Selling, tu vendi. 1, 2. Combattuta. Io ho 3 pup. Pup per 3. E sono 17 più 17 più 17. Sono? 34. 51?
51. Giusto? Sì. 51, per cui tu stai 80 e 51, 131. Ah, ieri hai fatto 100? Quanto è l'ultima partita? Hai fatto 132? 139. 131. E adesso devo vedere io se riesco ad arrivare con questi. Secondo me sì. Oddio, stavo lì, Stavo... Eh no, perché è un pupper rat, non so se ci arrivo. Sì, sì, Oddio, pupper io scarico rat. Il pupper rat, non di niente, non di niente. Pupperat 17 e 15 fa 32, 32 e 8, 40 e automaticamente riesco con questi ultimi due pesciolini pescati qui in riva alla spiaggia a finire la partita che finisce esattamente 140, io non c'ho il 100, sono dimenticato, 140 a 131 per Claudia, anzi per lo chef, per me, vabbè, io 140, Claudia 131, mazza, ce la siamo tirata con questi pesci fino alla fine in maniera incredibile, ovviamente esche avanzate, carburanti avanzati non contano per il conteggio dei punti, le barche queste ovviamente poi ritornano al molo, e niente, nonostante la tempesta non siamo riusciti ad andare oltre la metà del tabellone, in realtà difficilissimo arrivarci, cioè dovremmo programmare, fa un pochino più di punti prima, arrivarci in seguito. In realtà abbiamo già fatto qualche partita, non ci siamo mai arrivati. No, io ieri ci sono arrivato, però con la barca da uno, giusto per prendere in pesce, per la soddisfazione di riuscire a portare qualcosa, ma non mi è servito a niente, infatti ci ho perso la partita. E niente ragazzi, questo è Swordfish, il gioco è bilanciato bene, è un pochino lento, tra virgolette, nel senso che comunque non è un gioco che scorre via velocissimo, però alla fine, tutto sommato, un gioco è discreto. La componentistica è veramente eccezionale, sia per quanto riguarda il tabellone che per quanto riguarda gli altri materiali, le pedine, tutto quanto, insomma, devo dire che dal punto di vista dei materiali è eccellente. Per quanto riguarda il resto, ovviamente, come vi ripeto, non è un gioco velocissimo, però tutto sommato è un gioco piuttosto gradevole, giusto Claudia? Anche sì. Tu, no, tutto sommato, insomma, si gioca bene, non è. Siamo abituati a giocare anche a giochi decisamente più, come si dice, sgarzolini, insomma, più veloci, più dinamici. Qui non c'è tutta questa dinamicità. Però alla fine, comunque, il gameplay è tutto sommato è abbastanza intrigante, no? In realtà devi gestire molto bene tutte quelle risorse che hai a disposizione, per cui le esche, il gasolio soprattutto, il gasolio è fondamentale. E devo dire che stavolta, insomma, non mi è andata male come, no, come partita. Bravo chef. Il grazie allo chef. Stasera cena di pesce spada. Il capitano Findus, chef, riesce a vincere questa partita. Niente ragazzi, grazie ancora per aver visto questo gameplay. Grazie a Claudia per l'ospitata, sta lupa de mare, niente male. Lupa de Roma. Ovviamente noi ci vediamo al prossimo Inside Game, al prossimo gameplay o quando vi pare. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina. Fate bravi, lasciate un like, lasciate un messaggio, tutto quello che volete, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao Claudia, ciao.